Vi siete mai chiesti quale sia stato il primo smartphone della storia? Oppure il primo smartphone ad infrangere la barriera dei 5 pollici? O che ne so, il primo telefono con uno schermo AMOLED? O quello con la ricarica wireless? Ecco, a queste e a tante altre domande ho voluto trovare una risposta e quindi ho fatto un bel po' di ricerche e tenetevi forti perché oggi ripercorreremo la storia della telefonia per scoprire quali sono stati i primi telefoni, i primi smartphone ad introdurre una nuova funzione, una nuova tecnologia. Quindi innanzitutto la prima cosa che vi chiedo ragazzi è di mettere un bel like qua sotto per sostenere il mio lavoro, in quanto mi sono voluti un po' di giorni per stilare questo elenco e se non l'avete già fatto chiaramente iscrivetevi e mettete la campanellina. Beh, detto questo vi consiglio di mettervi comodi, sarà un video abbastanza lungo, magari prendetevi anche uno snack ed iniziamo, ma prima sigla. Partiamo ovviamente con un bel salto indietro nel tempo, più precisamente al 1983 con i primissimi Motorola DynaTAC, gli antesignani del telefono cellulare. Ma è nel 1992 che nasce IBM Simon, quello che possiamo considerare a tutti gli effetti il primo smartphone della storia. Certo, il concetto di smartphone non esisteva ancora all'epoca, ma Simon integrava tutta una serie di features che poi oggi ritroviamo sui telefoni più moderni: schermo touch, email, rubrica, calendario, calcolatrice. Aveva persino un pennino per usare il blocco note e segnarsi gli appuntamenti. Pensate, costava 899 dollari. Al cambio oggi sono circa 1500 dollari per un telefono la cui batteria durava a malapena un'ora. Molto importante è stato anche il Nokia 9000 Communicator del 1996, considerato un altro antesignano degli smartphone, viste le sue funzionalità avanzate. Poteva persino navigare in rete sotto 2G ed era il primo ad avere una tastiera QWERTY completa. Passiamo poi al 2001, quando arriva l'Ericsson R380, quello che a tutti gli effetti veniva commercializzato e sponsorizzato come il primo smartphone di sempre. Era un ibrido, in quanto normalmente appariva come un feature phone normale, con la sua tasterina, ma bastava aprirla per svelare un più ampio display touch da utilizzare per tutta una serie di funzioni avanzate. Ma se volessimo restringere il criterio di smartphone a quello che più comunemente conosciamo oggi, ecco che nel 2007 arriva il primissimo e storico iPhone. Un oggetto che rivoluzionò il concetto di telefono in quanto prendeva funzionalità viste magari già prima su altri telefoni, ma combinandole in un unico prodotto e aggiungendo soprattutto la sua principale innovazione, l'App Store, una funzione oggi ormai essenziale per tutti, che diamo praticamente per scontata, ma che fino a un po' di anni fa non lo era affatto. Già che ci sono, vi faccio anche questa domanda. Voi lo sapete qual è il primo smartphone Android in assoluto? Si chiama HTC Dream, è del 2008 ed arrivava con il poco più che embrionale Android 1.0. E fu sempre di HTC il primo smartphone con l'ormai defunto Windows Mobile, ovvero l'HTC Canary del 2002. Ok, iniziamo a scaldarci, abbiamo parlato un po' di aneddoti storici del mondo degli smartphone, adesso scendiamo più nel dettaglio e parliamo di caratteristiche tecniche. Per esempio, qual è lo smartphone più sottile di sempre? Il primato è del Vivo X5 Max, che nel 2014 riusciva ad avere uno spessore, pensate, di soli 4,75 mm, praticamente quasi la metà dello standard odierno. E i più ingombranti? Beh, in questo caso i premi vanno all'Energizer Power Maxi, ai suoi 2,6 cm di spessore, e al Qubot A6589S del 2013, il primo a superare i 200 grammi. La modularità è un aspetto tanto affascinante quanto impalpabile, dato che nel mondo della telefonia qualcuno ci ha provato, ma nessuno ci è mai riuscito. E no, il primo smartphone modulare non è LG C5 o il Moto Z, bensì l'olandese Fairphone 2, che nel 2016 si poneva come una scelta economicamente sostenibile anche in virtù del fatto che si sarebbero potuti comprare moduli per migliorarlo nel tempo senza così dover comprare ogni volta un nuovo smartphone. Peccato che lo smartphone sia rimasto qualcosa ampiamente di nicchia e se ne siano vendute poche decine di migliaia di unità. Abbiamo parlato di modularità, ma dall'Olanda adesso ci spostiamo in Cina, dato che è da lì che arriva il primo pieghevole della storia, che quindi non è di Samsung, ma nemmeno di Huawei, bensì è il Royole FlexPi. La dimostrazione di quanto le aziende cinesi spesso puntino più a rivalare per primi che ad avere qualcosa di concreto in mano. A proposito di pieghevoli, Moto Razr e Samsung Z Flip di recente hanno riportato in auge il concetto di flip phone, che fu introdotto per la prima volta nell'89 con il Motorola MicroTac.
Ah, e forse non sapete che il primo ad aver avuto un doppio schermo in stile Nintendo DS è stato il Kyocera Echo del 2011. Anche se il primo telefono con doppio schermo davanti e dietro risale al 2012 ed è il primo Yotaphone. Da menzionare anche il Nokia 8110 del 96, il primo telefono definibile uno slider phone, ma anche il Motorola Renew, il primo ad essere stato costruito con materiali riciclati. E il primo flessibile? Mi riferisco a LG G Flex del 2013 e la cui scocca era anche in grado di autoripararsi quando veniva graffiata. E questo è solo uno dei vari LG che vedrete in questa lista, come nel caso di LG Wing, il primo e unico smartphone con display rotabile. Ma potrei citare anche LG G2, il primo senza tasti laterali in quanto erano spostati sul retro. G2 fu anche il primo ad avere il Double Tap to Wake. Ma il primato dell'assenza vera e propria di tasti va al Meizu 0, fra l'altro il primo a non avere nemmeno una porta USB, anche se poi non è mai stato effettivamente commercializzato. E se si parla di impermeabilità, degni di menzione sono il Casio One Command del 2011, il primo IP67 e il Sony Xperia Z1 del 2013, il primo IP58. Abbiamo parlato di dimensioni e quindi è arrivato il momento di parlare dei display partendo dalle risoluzioni. Il primo con schermo HD è stato il celebre Samsung Nexus del 2011, il primo Full HD è l'HTC J Butterfly del 2012. Il primo Quad HD, il Vivo X-Play 3S del 2013 ed infine il primo 4K è Sony Z5 Premium del 2015. Un salto di risoluzione che è la diretta conseguenza di smartphone sempre più grossi. Pensate che nel 2007 l'HTC Advantage era il primo a toccare la soglia allora critica dei 5 pollici, mentre nel 2012 il primo Huawei Mate infrangeva i 6 pollici, per poi passare al 2014 con Samsung Galaxy W e i suoi 7 pollici, e cito anche LG G6 che nel 2017 fu il primo in 18 noni. Finora vi ho citato soltanto smartphone con schermo a 60 Hz, ma se si parla di refresh rate, ecco che ROG Phone nel 2018 è stato il primo a 90 Hz. Ma in realtà 3 anni prima Sharp Aquos Z era già il primo a 120 Hz. Si passa poi al 2020, anno in cui Red Magic 5G sfoggiava per primo i 144 Hz, ma anche in questo caso è sempre Sharp a fare scuola perché nel 2020 c'era già Aquos 02 che era il primo al mondo a 240 Hz. Altra domanda, sapete quale sia stato il primo smartphone con Gorilla Glass? Beh sì, è proprio il primo iPhone del 2007. Cito anche il Kyocera Brigadier del 2014, il primo con un display con protezione in lega di zaffiro. Nel 2007 poi LG Prada fu il primo a proporsi con uno schermo capacitivo, tuttavia l'iPhone del 2007 è considerato effettivamente il primo, anche perché, differentemente da LG, aveva uno schermo multitouch. Oggi gli smartphone AMOLED sono quasi la maggioranza, ma il primo ad averne avuto uno fu il Nokia N85 già nel 2008. Il primo con schermo HDR invece è il Sony Xperia X del 2016, mentre è del 97 lo storico Siemens S10, il primo telefono al mondo con uno schermo a colori. Degni di nota sono anche il prima citato Yotaphone che nel 2012 era il primo con uno schermo E-Ink, seguito nel 2020 dall'Hisense A5C, il primo E-Ink a colori. Una tecnologia che però in realtà non ha mai veramente preso piede, stessa cosa che potremmo dire per gli schermi 3D, visti per la primissima volta sullo Sharp SH251 del 2002, mentre l'LG Optimus 3D del 2011 è stato il primo smartphone ad averne uno. Per non parlare poi di Huawei Mate S che nel 2015 fu il primo e quasi unico ad avere uno schermo sensibile alla pressione. Stessa cosa che potremmo dire per il Red Hydrogen One del 2018, primo ed unico, non a caso, con uno schermo olografico tutt'altro che godibile. Diverso è il concetto di schermo curvo, che ormai sulle smart TV è caduto in disuso, ma che sugli smartphone è durato per un po', ma che anch'esso sta avvenendo sempre di meno utilizzato, soprattutto da quella Samsung che paradossalmente l'ha introdotta al grande pubblico. Prima nel 2013 con Samsung Galaxy Round e poi nel 2014 prima con Galaxy Note Edge su un lato e poi con S6 Edge su entrambi i lati. E se si parla di display non posso non citare Vivo X20 Plus UD nel 2018, il primo al mondo ad avere un sensore d'impronte sotto allo schermo. Ah, e se parliamo di sensore d'impronte, beh, il primo telefono ad averne mai avuto uno in assoluto fu il Pantech GE100 del 2004. A proposito di sblocco biometrico, nel 2005 la sconosciuta Omron lanciava il primissimo telefono ad avere un riconoscimento facciale,
ma è nel 2012 che il Motorola Atrix 2 fu il primo smartphone a fare lo stesso. Arriviamo poi al 2017 con iPhone X e per la prima volta un sistema di scansione 3D. Ok, adesso dai display passiamo al comparto hardware, partendo col dire che LG Optimus 2 del 2010 viene spesso citato come il primo smartphone dual core, ma in realtà 7 anni prima il Motorola A925 aveva già anch'esso una CPU dual core. Sempre LG nel 2011 con Optimus 4X viene indicata come la prima con CPU quad core, ma anche in questo caso il record va ad HTC One X. Due anni dopo, nel 2013, arriva poi iPhone 5S, il primo con CPU a 64 bit, mentre nel 2014 Samsung Galaxy Note 3 Neo è il primo con CPU hexacore. Ma è in realtà un anno prima, nel 2013, pensate che UMI X2S vantava la prima CPU octa-core della storia. Se vi siete mai chiesti quale sia stato il primo smartphone ad aver avuto 1 GB di RAM, la risposta è il Motorola Atrix del 2011. Da allora c'è stata una vera e propria escalation nell'aumentare i gigabyte di RAM, quasi sempre più per motivi di marketing che funzionali. Arrivando così ai giorni nostri con un Red Magic 6 Pro e, per la prima volta, 18 GB di RAM, anche se, ragazzi, parliamoci chiaro, il primo gaming phone è stato senza ombra di dubbio il Nokia N-Gage del 2003. Se si parla invece di memoria interna, ecco che l'iPhone del 2007 fu il primo ad avere 16 GB di storage. Anche in questo caso, più passano gli anni, più aumentano i gigabyte, anche perché il supporto microSD sta praticamente sparendo. E giungiamo al 2018 con l'esagerato Smartisan R1, il primo al mondo ad avere addirittura 1 TB di memoria interna. Ma degno di menzione è anche lo sconosciuto Sygus V2, il cui primato è quello di aver avuto per primo e forse anche per unico un doppio slot microSD. Non posso non citare il Nokia 9110 Communicator del 99, il primo con memoria estraibile. All'epoca c'era lo standard MMC, che poi è stato sostituito per la prima volta nel 2002 dal Sony Ericsson P800 e le sue memory stick, e poi nel 2007 dal Sony Ericsson K850 con le più recenti microSD. Ma che cos'è l'hardware senza una batteria all'altezza? Oggi tutti gli smartphone quasi hanno almeno 4.000-5.000 mAh, amperaggi che in realtà fino a qualche anno fa erano quasi impensabili, ad eccezione di alcuni smartphone per lo più battery phone, come nel caso del 2014 del THL5000, il primo con appunto una 5.000 mAh, per non parlare del 2017 dell'Oukitel K10000 Max e della sua 10.000 mAh, fino ad arrivare al 2019 con il prima citato Energizer Power Max, che dall'alto dei suoi 2,6 cm di spessore celava una gargantuesca 18.000 mAh. Degno di menzione è anche il Doji BL12000, il primo con una doppia batteria, anche se nel 2017 iPhone X è stato il primo con una batteria a doppia cella. E se si parla di batteria, non si può non parlare di ricarica, partendo con il dire che Oppo Find 7 nel 2014 fu il primo a caricarsi a 20 watt, per poi essere superato nel 2018 proprio da Oppo Find X a 50 watt e poi nel 2019 da Oppo Reno Ace a 65 watt, una Oppo che è stata poi superata nel 2020 dallo Xiaomi Mi 10 Ultra a 120 watt. E lo sapevate che il primo smartphone con ricarica wireless non è stato il Nokia Lumia 920, bensì il Palm Pre Plus del 2010? Ma se si parla di ricarica rapida wireless, i primi record sono tutti di Huawei. Prima nel 2018 con Mate 20 Pro a 15 watt, poi nel 2019 con Mate 30 Pro a 27 watt, ma poi Xiaomi ha preso il sopravvento, prima nel 2020 con Mi 10 Ultra a 50 watt e poi nel 2021 con Mi 11 a 67 watt. Oltre alla batteria, un'altra componente fondamentale per ogni telefono è la connettività. E se si parla di connessione ad internet, possiamo citare Nokia 7110 del 1999, il primo ad avere un browser UAP, ma anche il Nokia 9000 Communicator del 96 e la sua navigazione in 2G. Il 3G invece qua da noi in Italia iniziò ad affacciarsi attorno al 2003-2004, ma già nel 2001 in Giappone c'erano i primi telefoni 3G, come nel caso del Matsushita P2101V. Dal 2001 passiamo al 2008, anno in cui arriva l'HTC Max, il primo in 4G. In ambito 5G la questione è un pelo più controversa, perché tecnicamente il primo smartphone a potersi collegare alle reti di ultima generazione è uno smartphone 4G, ovvero il Motorola Moto Z3, che in quanto modulare aveva un modulo che poteva fare proprio questo compito. Ma se si parla di smartphone 5G veri e propri, bisogna arrivare al 2019 con il Samsung Galaxy S10 5G. La comunicazione odierna passa dai social, dalle chat, dalla messaggistica, ma una volta c'erano gli SMS. E il primo SMS di prova
fu inviato nel 1992, ma è nel 1994 che arriva il primo telefono a portare questa funzionalità ai consumatori, ovvero il Nokia 2010. Degno di nota è anche il Nokia 6630, il primo telefono con supporto al roaming in tutto il mondo. Tutto ciò verte attorno al concetto di carta SIM, le cui primissime versioni arrivarono nel 91, per poi convertirsi alle micro SIM nel 1996. Uno standard mantenuto per molti anni, ma è nel 2010 che iPhone 4 si presenta come il primo a supportare le micro SIM. Fra l'altro, sempre nel 2010, il Gigabyte G1317 fu il primo smartphone dual SIM. Due anni dopo, sempre Apple con iPhone 5 introduce le nano SIM, per poi arrivare al 2017 con Google Pixel 2 come il primo smartphone con eSIM virtuale. Ah, e lo sapevate che nel 1999 in Giappone veniva lanciato il primo telefono per fare le videochiamate? Era il Kyocera VP210, tra l'altro il primo telefono in assoluto ad aver mai montato un sensore fotografico. E comunque la connettività non passa soltanto dalle reti mobile, ma anche da quelle domestiche, da quelle d'ufficio, sotto forma di reti wireless. Ed infatti nel 2004 inizia ad arrivare tutta una serie di smartphone che integrano tale funzionalità, fra cui il Nokia 9500 e il Motorola MPX. Nel 2013 poi Samsung Mega ed S4 Active furono i primi con Wi-Fi dual band. Ed infine nel 2019 la serie Samsung S10 introdusse per prima il Wi-Fi 6 di ultima generazione. A proposito di wireless, il primo telefono con Bluetooth è del 2000 ed è l'Ericsson T36, mentre il primo con l'ultimo Bluetooth 5.0 è stato il Samsung S8 nel 2017. Il primo telefono feature phone con GPS invece è stato il Benefone ESC nel 99, ma il primo smartphone con GPS invece è il Motorola A920 del 2003, e il primo con GPS a doppia frequenza è lo Xiaomi Mi 8 del 2018. Per l'NFC invece il primo in assoluto è il Samsung SGHD500 del 2004, mentre il primo smartphone con NFC è del 2010 del Nokia C700. Vogliamo parlare di USB? Beh, allora sapete che nel 2004 Moto Razr V3 è stato il primo telefono con un mini USB, il Nokia 5310 del 2007 il primo con un micro USB, mentre la prima serie di smartphone LTV è stata la prima al mondo con USB Type-C. Per il primo telefono con uscita video si torna indietro al 2010 e al tanto apprezzato iPhone 4. Degno di menzione poi è anche il Sony Xperia Pro del 2021, il primo ed unico ad oggi ad avere addirittura una porta micro HDMI dedicata. In materia audio, beh, riposa in pace ingresso mini jack, che per tanti anni ci hai accompagnato. Più precisamente dal 2005 con il Nokia N91, il primo ad avere un ingresso jack da 3,5 mm. Ma se vi chiedessi qual è stato il primo smartphone ad eliminare l'ingresso mini jack, siete sicuri di sapere quale sia la risposta? Perché no, la risposta esatta non è l'iPhone 7, bensì uno smartphone uscito 4 anni prima, nel 2012, sto parlando dell'Oppo Finder. Ah, e cito anche il Nokia 9210 del 2000, il primo con sensore infrarossi, e anche il Siemens SX1 del 2003, il primo con la radio FM. Per rimanere in tema audio, poi, oggi sono sempre più apprezzati e numerosi gli smartphone con un doppio speaker, ma il primo telefono ad averli avuti è del 2005 ed è l'Hitachi Pank. Ma potremmo andare ancora più indietro nel tempo, quando nel 2000 usciva il Samsung Uproad, il primo della storia a leggere i file MP3. Gli aspetti che abbiamo toccato in questo video sono molteplici: i display, l'hardware, la connettività, e non resta quindi che parlare della fotocamera, un aspetto ormai preponderante quando si parla di telefoni. Perché sì, fino a qualche anno fa non era così essenziale averne una sul proprio telefono, anche se, come vi ho anticipato, il primissimo ad averne mai avuta una è del 1999 ed è il Kyocera VP210. C'era però un grosso limite, ovvero quello che per vedere le foto scattate era necessario per forza collegare il telefono al PC, ma poco tempo dopo uscì lo Sharp GSH04 con il suo incredibile sensore da 0,35 megapixel che permetteva di fare tutto da telefono. Dai feature phone passiamo agli smartphone, e il primo ad aver avuto una fotocamera è il Nokia 7650 del 2002. Il primo con una selfie camera invece è il Motorola A920 del 2003. Negli anni a venire poi assisteremo, come è successo per le memorie, ad un moltiplicarsi dei sensori fotografici. A partire dal 2011 con LG Optimus 3D, che fu il primo con una dual camera. Nel 2018 arrivano poi Huawei P20 Pro con la sua tripla fotocamera.
e il Samsung A9 con la sua quad camera, ed infine nel 2019 Nokia 9 PureView fu il primo con una pentacamera. E se il primo telefono con fotocamera aveva un sensore da soli 0,1 megapixel, è nel 2007 che assistiamo al primo con un sensore da 5 megapixel, ovvero il Nokia N95. Nel 2009 arriva poi Samsung Pixel 12, il primo con 12 megapixel. Storico fu poi il Nokia 808 PureView, ancora oggi ricordato, che già nel 2012 fu in grado di toccare i 41 megapixel e fu anche il primo ad introdurre la tecnica del pixel binning. Ben 7 anni dopo poi questo record venne infranto da Honor View 20 dai suoi 48 megapixel, seguito nel 2019 da Realme XT a 64 megapixel e infine, sempre nel 2019, da Xiaomi Mi CC9 Pro, da noi rimbrandizzato come Mi Note 10, che fu il primo a 108 megapixel. Ma più che la quantità di megapixel, quello che conta per avere una buona qualità fotografica è la dimensione del sensore, e sotto questo caso nel 2014 arriva il Panasonic CM1, il primo e praticamente quasi unico tuttora ad avere un sensore da ben un pollice. Parliamo adesso di sensori aggiuntivi, perché LG G5 nel 2016 fu il primo non solo ad integrare una vera dual camera senza effetti 3D strampalati, ma anche ad avere una grandangolare. Fra l'altro, sempre LG, un anno prima, nel 2015, lanciò il V10, il primo con una doppia selfie camera e anche con sensore grandangolare. Tutti gli ultimi top di gamma oggi sono dotati di grandangolare e anche di teleobiettivo, ma sappiate che il primo ad aver avuto uno zoom ottico, persino periscopiale, pensate un po', fu lo Sharp 902 già nel 2004, mentre è del 2013 il Samsung S4 Zoom, il primo ad aver sfoggiato uno zoom ottico 10x. Degni di nota nel 2014 sono l'HTC One M8, il primo con sensore di profondità, e il Samsung S5, il primo ad aver usato il comparto fotografico come sensore cardiaco. Per il sensore macro non ho trovato molte informazioni. Per quanto sia rilevante, il primo ad averlo introdotto sul mercato sembra essere il Realme 6, ma probabilmente già qualche telefono negli anni passati ce l'aveva, quindi nel caso lo sapeste ditemelo nei commenti. Ah, a proposito, quale pensate che sia stato il primo smartphone con il notch? iPhone X? Essential Phone? No, in entrambi i casi vi sbagliate, perché è stato lo Sharp Aquos S2 nel 2017. Tra l'altro Sharp può anche fregiarsi, se così vogliamo dire, di essere stata la prima e probabilmente l'unica ad aver mai lanciato uno smartphone con doppio notch, ovvero lo Sharp Aquos R3 del 2019. E sempre nel 2019 viene lanciato Honor View 20, il primo con display punch hole per ospitare la selfie camera, mentre nel 2020 ZTE Axon 20 è stato il primo con la fotocamera sotto allo schermo. Ci sono anche altri tipi di tecniche di questo tipo, per esempio nel 2013 Oppo N1 è il primo smartphone con fotocamera rotante, nel 2018 Vivo Nex è il primo con pop-up camera e nel 2019 Vivo V17 Pro è il primo con doppia pop-up camera. Un altro elemento importante quando si parla di qualità foto e video è lo stabilizzatore ottico, e in questo caso il primo ad averne avuto uno fu nel 2012 il Nokia Lumia 920. Degno di menzione è anche l'HTC One del 2016, il primo è quasi unico ad aver mai utilizzato lo stabilizzatore ottico anche per la selfie camera. In materia di video, sapete che nel 2006 Nokia N93 fu il primo a poterli registrare in 480p, nel 2009 Samsung Omnia salì ai 720p, nel 2010 LG Optimus 2x ai 1080p, 2013 Acer Liquid S2 in 4K ed infine 2020 con Samsung S20 in 8K. Ma adesso vi svelo qual è stato il primo telefono ad aver mai potuto registrare degli slow motion. È del 2007 ed è l'LG KU990 con video a 120fps. Ben migliori sono gli slow motion a 960fps del Sony Xperia XZS 10 anni dopo nel 2017. Arrivando addirittura agli incredibili 7680fps del Mate 30 del 2019. E concludiamo con qualche piccola chicca in ambito fotocamera. Nel 2003 il Sendo X fu il primo ad avere il flash LED. E il primo con apertura variabile? No, non è il Samsung Galaxy S9, bensì il Nokia N86 del 2009. Nel 2010 arriva iPhone 4, il primo a fare foto in HDR. E il primo con coprocessore dedicato? No, non è il Google Pixel, bensì l'HTC One S del 2012. Nel 2014 e 2015 poi LG fu la prima ad avere la modalità manuale, prima con G3 nelle foto e poi con V10 anche per i video. Nel 2016 infine cito iPhone 7 Plus come il primo con modalità ritratto, CAT S60 come il primo con fotocamera termica,
e Pro Truly Darling, come il primo con fotocamera a 360 gradi. Insomma, abbiamo fatto un grosso excursus e abbiamo ripercorso la storia dell'evoluzione tecnologica hardware di tutti i telefoni, di tutti gli smartphone che abbiamo visto in tutti questi anni. Tantissimi dispositivi, chi più rivoluzionario, chi meno. Adesso a questo punto sono curioso di sentire se magari qualcuno di voi conoscesse qualche record, qualche primato che potrebbe essermi sfuggito. Beh, sono curioso, in tal caso scrivetemi nei commenti che aggiornerò ben volentieri questa lista. Spero che questo video vi sia piaciuto, a questo punto non mi resta che salutarvi e ci rivediamo ad un prossimo video.